Roma, 14 gennaio 2019, terzo e ultimo giorno di ottavi di finale di Coppa Italia. In campo le due sfide che completano il tabellone dei quarti di finale del torneo. Alle 17:30 in campo Cagliari e Atalanta, la vincente affronterà la Juventus, che sabato ha eliminato il Bologna al Dall'Ara con un secco 0-2 di Bernardeschi e Kin. Alle 21 invece giocano Roma e Ventella. Chi passa trova ai quarti la Fiorentina. Doppietta di Chiesa a Torino. Punto per la prima sfida del 2019. Rolando Maran può disporre dello sloveno Walter Birs, neo acquisto arrivato a Cagliari dal Chievo Verona, che però partirà dalla panchina. Dietro a João Pedro e Pavoletti in partenza ci sarà Farago. Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si presenta in Sardegna con il migliore attacco del campionato, e non nasconde la voglia di andare avanti nel torneo. E perché no prendersi un posto in Europa? Fosse per me vorrei andarci attraverso la Coppa Italia, ha detto il Gesp, ma è conscio che ci aspetta una partita difficile perché ritengo il Cagliari un'ottima squadra anche se un po' attardata in classifica rispetto alle potenzialità e rispetto anche a quello che abbiamo visto qui all'andata. Punto in caso di vittoria ci sarebbe la Juve, sì è vero, e ne faremmo anche a meno. Ma capitiamo sempre nella loro parte di tabellone. Alle 21 chiude gli ottavi di Coppa Italia Roma Entella. Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, avverte vietato sbagliare. Lo scorso anno in Coppa Italia abbiamo fallito per tanti motivi, però sono dell'idea che in ogni competizione bisogna ambire a fare meglio e i ragazzi devono capire che per noi questa è una competizione molto importante. Il tecnico abruzzese ricorda poi le insidie del match. Lentella gioca in Lega Pro ma ha caratteristiche e qualità per stare benissimo in Serie B. Boscaglia è allenatore molto esperto e la sua è una squadra da prendere con le molle. Bisogna stare attenti e non sottovalutare assolutamente l'avversario. Mancheranno De Rossi, Manolas, El Shaarawy, Zonzi e Mirante, mentre Florenzi è tra i convocati ma non al meglio. Al suo posto Karsdorp. Ballottaggio Dzeko, Schick in attacco. La vincente grande festa è invece per la società ligure oggi chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella, recita un cartello appeso alla porta d'ingresso della sede del club a Chiavari Genova. Infatti tanti tifosi, anche dipendenti e collaboratori della società stanno raggiungendo la capitale in pullman. Complessivamente all'Olimpico ci saranno 700 tifosi dell'Entella, una trasferta record per la storia del club. Già qualificate Lazio 4-0 al Novara, Milan 0-2 alla Sampdoria, Juventus 0-2 al Bologna, Fiorentina 0-2 al Torino, Inter 6-2 al Benevento e Napoli 2-0 al Sassuolo. Accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia Milan, Napoli-Lazio, Inter-Fiorentina, vincente Roma-Entella-Juventus, vincente Cagliari-Atalanta. Le dirette Cagliari-Atalanta, segui la diretta. Formazioni ufficiali Cagliari 4-3-1-2: Cragno, Serna, Cepitelli, Romagna, Padoin, Ionica, Cigarini, Barella, Farago, João Pedro, Pavoletti. Punto allenatore Maran, Cagliari Calcio chiocciola Cagliari Calcio 14 gennaio 2019 Atalanta 3-4-1-2 Gollini, Toloi, Palomino, Gym City, Hatebur, Freuler, Pessina, Castagne, Gomez, Zapata, Ilicic. Allenatore Gasperini. Punto arbitro Piccinini di Forlì. Punto probabili formazioni Roma 4-2-3-1 Olsen, Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Kluivert. Schick. Allenatore Di Francesco. Entella 4-3-1-2 Paroni, Belli, Benedetti, Pellizzer, Crialese, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Icardi, Mota.